Buonasera. Sentite, io sarò una all'antica, sarò vecchia, ma queste canzoni, violino, pianoforte, sono sempre belle da sentire. C'è niente da fa'. Allora, terzo capitolo. Dove eravamo rimasti? Che poi il gioco ci fa il riassunto. Ma non è che sia successo un granché, onestamente. Cioè, per adesso, se devo essere onesta, chi ha giocato gli altri Layton, questo è un po' sottotono. Perché diciamo che i micro enigmi, nel senso le micro storie che tu dovevi andare a finire per poi andare a finire la storia più grande, erano un pochino più elaborate. Almeno questa è la sensazione che ho avuto. E queste invece sono proprio banali, cioè proprio ti strizza l'occhio a dire cioè hai capito che lei, e poi quando poi scopri anche il colpevole, ma in realtà l'ha fatto per un buon motivo, tarallucci e vino. No, in Layton la gente veniva arrestata, cioè perché Catriel? Vabbè, terzo capitolo, io spero che vada, che sia un pochino più carino, onesta. Io sono una grande amante dei giochi di Layton, li ho fatti tutti, mi sono piaciuti tutti e mi dispiace tanto che i primi due enigmi. Dove eravamo rimasti? Come ho detto, il gioco che ci fa da la sindaca Londi, perché è la sindaca di Londra, ovvio, vuoi darle un nome diverso? Aveva chiesto a Fuzzlong, perché ha la faccia lunga, a Catriel, non si sa, io ancora non ho capito perché questa è una nome francese, beh, di indagare sul caso delle persone scomparse, collegato a quanto pare al festival fluviale. Alla fine si scopre... Ciao Gabriella! Dai, altri nomi assurdi, stasera ci escono, guarda, ci escono alla grande. Alla fine si scopre che è stata la sindaca stessa a congetturare l'intero piano per... Sì, ho capito, raga, ho capito. Ma ha fatto una cosa che non doveva fare. Vabbè. Buonasera. Un altro giorno senza incarichi. E io mi domando e dico... Uno, quanti anni hai? Due, ma le paghi le tasse per tenere aperta sta cacchio di... agenzia? Sono domande che mi chiedo. Vabbè. Se non hai niente da fare, perché non riordini la tua scrivania? Sembra che sia passato un tornado. Una montagna di scartoffie, libri, il cielo sono solo sacos'altro. È un pandemonio. Non preoccuparti, Shirley. Il mio è un sistema preciso. So esattamente dove si trova qualunque cosa. Vabbè, la scusa che uso io. No, perché? Cosa è successo? Problemi col programma? O perché, boh, c'era troppa roba da togliere? Ti capisci quando devo aggiornare il curriculum, mamma mia. Signorina Layton, santo cielo, che succede? Beh, non dirmi che i cittadini di Londra si sono finalmente accorti di me. Catriel, abbassa la cresta, c'è la fila fuori dalla porta. Mi piacerebbe che fosse così, ma purtroppo no. Oh beh, un sollievo. Addirittura? Non sapevi cosa scrivere? Fletcher, se la gente facesse la fila per parlare con me, non avrei il tempo di prendere il mio tè delle 5. Oh, ma quanto è paracula questa qua! Non mi stai simpatica, Catriel. Non mi stai simpatica per adesso, te lo dico. Remore. Mi sa che hai bisogno di un piccolo training motivazionale. Non si tratta di motivazione. Sto mantenendo il mio equilibrio, così sarò pronta a rispondere con brio e veemenza quando la situazione lo richiederà davvero. Ma stai zitta, che ti piace solo. Ah, ok, sì. Sì. Col doc o con l'Excel? Madonna mia. Beh, non si sorprenda, signorina, ma ho vinto! Due biglietti per l'anteprima del nuovo film Assalto Navale Sottomarino dell'Amore. Ragazzi, salviamo Ben. E la... Basta, non te la dà. Basta, Ben, fattene una ragione. Basta.
Ma è fantastico, bene. Ho pensato che magari potremmo andarci insieme. Cioè, voglio dire, no, non per lavoro. Non saprei. Oh, la prego, signorina, un film di Oscar di Re. Ma raga, neanche i personaggi aspettiamo. Leggete, è un film di Oscar di puntato Rector. No, raga. No, ma che è successo all'adattamento di Layton? Oscar D. Rector è un regista famoso per caso. Non è una cazzata per caso? Oh sì, è l'uomo del momento per quanto riguarda il settore cinematografico, signorina. E come la buona tradizione di Jessica Fletcher ci insegna, adesso questo signore avrà i suoi guai. Io la vedo così. Ha dato nuova vita al genere romantico con il suo capolavoro Mangione, l'extra affamato terrestre e l'attacco degli spuntini. Ma cos'è successo? Cioè, cos'è successo? Io Layton non è mai stato. È un gioco per ragazzini, tra mille virgolette. Ma questo è proprio per bambini, ma perché è andato su Switch? Cos'è successo? Se questo film esiste davvero, io sono un professore di archeologia. Bravo, Cher! Cher è la voce della ragione. Bravo, Cher! Dobbiamo essere tutti Cher. Ha tutto quel che gli serve, Cher. Suspense, dramma, romanticismo tra animali. Davvero, le parole non gli rendono giustizia. E alla stecca ti piovono polpette, però quello poi si rivela carino. Cioè, vabbè. Allora, di cosa parla questo suo nuovo film? Assalto navale, il sottomarino dell'amore? Oh, parla d'amore, è certo, ma è anche un film d'azione che tiene col fiato sospeso. E a quanto pare alla fine c'è un colpo di scena. Certo, te lo vengono a dire a te. Certo. Quante cose, mi sento già sopraffatta. Catriel! Il punto è, sarà un film fantastico, ne sono certo. Ma quanti anni avete, ragazzi? Allora, maggiorenni sono? Perché lei vive da sola? Nel cast ci sono un sacco di attori famosi e anche il set pare che sia incredibile. Le piacerebbe di sicuro, signorina. A dire il vero, non sembra proprio il mio genere, Ben. Ma io non lo so, raga. No, io non lo. Allora, dovrei vederlo in inglese, in lingua originale, per capire se anche in originale è così, ma anche se in originale è così, è grave. È vero che Layton cercava sempre di essere per tutte le età, quindi c'erano questi giochetti di parole stupidi, ma io non mi ricordo, e li ho giocati tutti, mi sono piaciuti tutti, nessuno a questi livelli qua. Non mollare le cantori, insisti, Shirl, e non dargli false speranze. Cosa potrebbe stuzzicare? Ah, un mangià. Catriel è come me. Cibo. Signorina, ho anche ricevuto un buono per una porzione gratis di quei nuovissimi popcorn aromatizzati al durian. Scusate, cosa sono i durian? Ma non credo. L'ho appena acceso il gioco e stiamo volando! Hai detto popcorn? Non la parola dopo. Non ci posso credere. Ma d'accordo, vengo, lo sapevo. Catrella è l'una di noi. Ma si vende per due popcorn? A me è una fetta di torta. Un giapponese, un sushi. Raga, ma che cacchio sta succedendo? Adesso non vedo l'ora di andarci. Sure. Il cibo, il cibo. Allora, la prima la danno all'Assange. Si legge così. Che cos'è? Un cinema famoso? Assolutamente. Il cinema Assange è conosciuto dai maggiori esperti di cinema di tutto il mondo. Un tempo era un cinema ordinario, poi circa 10 anni fa l'hanno completamente ristrutturato e è diventato un cinema di lusso. Mo' mi dovete spiegare. Non avete clienti. Questa a te non ti paga di sicuro. Come fai? Non lo so, ha detto che ha avuto i biglietti gratis, mi pare, ma da chi? Da allora ha attirato ogni genere di VIP nei campi della cultura e del cinema di Londra.
Perché? Che è successo? Cosa? Mi sono persa. La gutta del cinema di Londra. Oggi... Ah! Giusto, al cinema. Non avevo collegato. Davvero? Il cinema della Londra bene? Adesso sì che mi interessa. I popcorn in un cinema del genere saranno sicuramente da far girare la testa. Raga, sono popcorn. E mo c'ho voglia di popcorn. È un problema. Lascia perdere le cantone, ormai dovremmo saperlo che Kate è governata dalla pancia. Ma è magrissima. Vabbè, un anteprima in un posto così prestigioso è un evento epocale, ovviamente. Proprio così, le ho sentito dire che, oltre ai vincitori fortunati come me... Ah, ecco, l'ha vinta, ma dove? È stata invitata anche ogni sorta... Sì, di VIP. Raga, allora io adesso voglio leggere i nomi dei VIP. Cioè, ci sarà da ridere. Dovrò vestirmi all'altezza. Per esempio, io penso di andare con i vestiti che indosso ora. Beh, io no. E dovrò impegnarmi molto. È questo che fanno le ragazze per bene. A me non infastidisce una frase del genere, però in un periodo del genere... Madonna, i flame! Ah, allora vado a cambiarmi, dammi solo un minuto. Oh, signorina Leto, il film comincerà tra poco. Però scusa, Ben, ma glielo dici adesso? Cioè, il film comincia tra poco e glielo dici adesso? Basta. Ma in realtà ci metteremo 3 ore, Ben. Dammi solo un minuto, ha detto, so che il tempo per gli umani passa più lentamente, ma così esagerato. Ma scusate, Cher dov'è? Cher vola. Se non facciamo in fretta perderemo lo spettacolo. Eccomi! E il mio vestito uguale a prima, mi incazzo. Oh, per la miseria, signorina! Allora, non è male nell'insieme, però... Vabbè, sembro stupenda con questo vestito. Stupida. Incredibile cosa può fare un vestito. Strava la meno una minima reazione. Beh, non importa, proviamo meglio a muoverci, arriveremo tardi. Ma va a cagare. Un angelo. La signorina Leto, un angelo, qualcuno salvi... Ok, ma raga, petizione, qualcuno salvi Ben, basta, fine. Lascia perdere Ben, andiamo. Ragazzi, un bacio rubato, anzi, il bacio rubato. Oh, qui la cosa si fa interessante. Vediamo, vediamo. Eccoci arrivati, signorina. L'assage. Assage. Non è maestoso quanto fa... quasi fastoso. Non ci sono mai entrato. Sono un po' nervoso. È solo un cinema. Infatti, andiamo, elegantone. Sei un uomo o topo? Perché ti mangerei se fossi un topo? Perché i cani mangiano i topi? Sì, alcuni sì. Sure, comportati bene. Non c'è da essere nervosi per una cosa del genere, Ben. Ah, scusa, punto, non l'ho letto, scusate. Non è come quando devo aggiungere un altro libro alla pila barcollante sulla mia scrivania. Devi ordinarla! Ciao. Cagnaccio cattivo. Ma bando alle ciance. Guardate quanta gente. Dite che hanno vinto tutti un biglietto. Vedi? Ti cominciano a mettere la puccia nell'orecchio già prima dell'enigma. Perché? Vabbè. Vabbè, l'attesa è quasi palpabile, non crede? Muoiono tutte dalla voglia che il film cominci come me. Oh, guarda, signorina, laggiù. Quella non è Rita. Ah, Rita Giusti. È proprio lei. Forse significa che è successo qualcosa. Potrebbe essere venuta per indagare. Non ho notato niente di strano. Mi sembra tutto tranquillo. Se fosse stato commesso un reato, darebbe una svolta alle... Non importa, andiamo a scoprirlo direttamente alla fonte. Oh, sì. Dopo ci dedichiamo ancora. Allora, dai. Raga, voglio scoprire roba. Questi chi sono? Dai. Non posso crederci. 2 biglietti per l'anteprima dell'ultimo film di Oscar Director. E tu sei riuscito a vincere. No, raga. Cioè, già ti senti la puzza di bruciato. No, tu sei fenomenale, Patti, per aver creduto in me e avermi spinto a partecipare alla lotteria. Ok. Sì.
Sì, vabbè, ho capito. Va bene. E questo chi è? Il signor Fungo! Bill Fungi! Raga, niente. Fungi Bill, non lo so, raga, non lo so. La versione cinese di Ash, ma il tizio di prima, col cappello? Wow, mamma mia, lei è offeso. Buonasera, Piotta! Stasera con i nomi... Attenzione! Già abbiamo conosciuto il regista cinematografico Oscar di Rector. Di puntato Rector. Hai visto? Perché siamo andati al cinema di lusso. Non abbiamo neanche iniziato il capitolo e già voliamo alti, eh. Ah, questi ignoranti hanno il coraggio di chiamarsi fan. Oh, salve, lei è un fan di Oscar di Rector? Io? Ah, la prego, non mi paragoni a quei cosiddetti fan. Tra parentesi, oggigiorno spuntano come i funghi. No, no. Sì, perché è un cinema di lusso. No, la no, no. Maria, io me ne vado. Ce la faccio, sfruttano come i funghi, detto da lui, poi. No. Chiusa parentesi, io sono un cineasta, non un fan. Se lo dice lei, se lo dici te, Todd. Che senso? Ho visto tutti i film di Oscar di Rector, sì, dal suo esordio, tra parentesi, compresi tutti quelli del suo periodo indipendente. Chiusa parentesi. Bene. Oh, beh, capisco. Lei non è di certo un fan come tutti gli altri. Questo è poco ma sicuro. No, allora, io l'ho detto a inizio live, raga. Io ho giocato a tutti i Layton. Li ho adorati tutti. Ma non erano a questi livelli. Erano anche giochi per ragazzini, Giocavano a cacchio con gli enigmi, ok. Ma non ho mai visto una bassezza tale. Di dialoghi, ma soprattutto di storie. Io spero che gli enigmi diano un po' più di soddisfazione d'ora in poi. Già qua c'è puzza di bruciato, perché tutti hanno vinto alla lotteria la visione di questo film nel cinema di lusso. Ma tu già mi fai capire che c'è qualcosa che non va. Cioè, vabbè. I primi lavori di Rector sono opere d'arte per pochi, ossia per i veri cultori della cinematografia, mentre di recente è passato a produzioni più commerciali. Mi sembra di sentir parlare, sai, un po' i nerd generale, gli otaku generale. Una volta, e cose commerciali, che schifo, queste cose qua. Ma ovviamente non posso dare la mia opinione su questo film finché non l'avrò visto. Sarà il suo più grande capolavoro o un flop totale? È interessante, sì sì, ciaccia. È perché un fu... Non ce la faccio, raga. Andiamo questo, dai. Vai, voliamo alto. Non è ancora il momento di entrare. Oh sì. Vabbè, non credo che ci siano riferimenti. Temo che stiano ancora finendo di allestire l'interno. Il vecchio deve avere ancora un attimo di pazienza. D'accordo? Dobbiamo aspettare. Beh, magari nel frattempo possiamo guardarci intorno. Ho capito, devo parlare con Rita. Sì, voglio guardarmi un po' in giro, un attimo. Poi è guidatissimo. Un'altra cosa che sto odiando, che è troppo guidato. Nei vecchi Layton tu ti esploravi tutto liberamente e ci perdevi tempo. Invece qua, se non parlo con lei, il gioco non va avanti. Sì, Piotta, abbiamo scelto il gioco e penso che Gabriella sarà contenta, perché mi aveva detto che a lei piaceva. Praticamente giocherò a Layers of Fear col tutto il DLC, perché è in offerta sul Plus di PlayStation 4. Io non l'ho finito il gioco, ho visto un po' l'inizio in alcune live, però non l'ho finito di vedere, quindi per me sarà una blind, non mi ricordo un cacchio, mi ricordo solo che c'entrava un quadro, tutto qua. Quindi, oh, mi raccomando, io penso che faremo una maratona 12 ore a questo punto, in fine settimana, non lo sappiamo ancora, in modo che io mi faccio tutta una filata e vediamo se reggo. Mi raccomando, portate gente, che non è che ci dobbiamo fermare 50 follower, non esiste proprio. Ah, perché poi ci sarà il secondo obiettivo, ma ne parliamo dopo. Buonasera, Rita. Katrie, cosa ci fai qui? È bella lei. Beh, ha vinto dei biglietti per non so quale film sdoccinato. Ah, Ben, io Ben non lo leggo come nome, scusate. E io ho deciso di accompagnarlo. Ma la vera domanda è,
Lei cosa ci fa qui, Rita? È stato commesso un reato? No, no, non sono qui per motivi di lavoro. Anch'io sono venuta per guardare il film. Oh, non sapevo che fosse un'appassionata di cinema. Beh, non mi descriverei esattamente come un'appassionata. Mi piace fare cose diverse con tutto. Profilare tutto il giorno richiede molta concentrazione. Ma stasera ci sono solo le persone coinvolte nella produzione dei film, i VIP, e quelli che hanno vinto i biglietti come me. Perciò suppongo che anche lei abbia partecipato alla lotteria, sbaglio? Oh! Va bene, sì, ho partecipato alla lotteria. E allora? Questo non fa di me un'appassionata di cinema. Ho partecipato solo perché ne avevo voglia. E alla fine ho vinto. Oh, questo era tsundere proprio. Massimi livelli. Va bene. Ma è incredibile, voglio dire. È un'uscita tanto attesa e la competizione è stata feroce. C'erano pochissime possibilità di vincere. È vero, eh? Caruccia, vero? È molto anni 20. Sai, tutta carina, carina. Rita, ma i design dei personaggi sono belli. Cioè, graficamente io non gli posso dire niente a Layton, ma il problema è che l'hanno trasformato in una macchietta. Cioè, Layton affrontava temi grandissimi, complicati, veramente dovevi stare fino alla fine di che cacchio sta succedendo. Invece qua te la sbattono in faccia. Ho dovuto partecipare più di 100 volte prima di vincere. Beh, io più di 200. Cosa? No, volevo dire che sono stata molto fortunata. Cioè, vedo proprio dialoghi da bambini. Ah, cosa? Capisco, capisco. Ora è tutto chiaro. Vuole far credere di non amare i film, ma la verità è che è qui per i popcorn al durian. Certo, mi chiamo Catriella. Cosa? E che prove avresti per supportare una tesi del genere? Non mi piacciono nemmeno i popcorn. Mi fido ancora di ammetterlo. Non è vero. Non ho intenzione di starmene qui a discutere tutta la sera, Catriella. Ora devo andare. Vabbè. Tiriamo fuori i biglietti. Oh sì! Il classico scintillio degli occhiali. Vabbè, salve signore, sta passando una bella serata? Sì. Ah, ecco, è una questione un po' delicata, signore. Vede, temo che i cani non siano permessi all'interno. Sì. Ah, sì. Poi ecco, questo biglietto vale solo per due persone. E di solito per persone si intende umani, non cani, capisce? Oh, sì, certo, capisco. Cavolo, Sher, mi dispiace tanto, non ho pensato di prendere un biglietto anche per te. Oh, beh, ti dimenticheresti anche la testa se non fossi attaccata al collo. E tu invece no. Beh, ormai non possiamo farci niente, temo che dovrei aspettarci qui fuori. Ma lascialo a casa! Ma certo, non starò qui pestato come un randagio. Mi sono neanche portato il cappotto. Tipi te. Tipi di vitero. Ma non posso nemmeno tornare indietro ad aspettarvi in ufficio. Con queste zampe non posso aprire la porta. D'accordo. No, questo non mi piace. Io me lo sarei messo in borsa. Va fanciulo. Ma quale divinità canina ho fatto per arrabbiare per meritarmi questo? Andiamo. Sì, andiamo. Sure. Ma neanche un enigmetto, dai! Ma come? Un enigmino? E tu, fungo? Non entri? Vabbè, ma veramente non c'è un enigma? Dai, in ogni schermata ce ne deve essere uno. Andiamo a vedere sto film. A me già dall'insegna mi sembra una cagata pazzesca. Ah già, com'era il titolo del film, ragazzi? Una cosa sulla nave, un sottomarino dell'amore. Mo' da sì che lo dicono. Aspetta che lo recuperiamo, perché pure quello era una cosa assurda. Non riesco ancora a crederci, stiamo per guardare l'ultimo nuovo capolavoro di Oscar Director. Non sto più nella pelle, signori. Ecco
eccolo, eccolo, ce lo siamo chiamati. Il sottomarino dell'amore. È un film romantico, vero? L'hai capito solo adesso? Beh, sì, è una storia d'amore, ma è anche molto più di questo, signorina. A dire il vero è impossibile etichettare i lavori di Rector. Trascendono i generi standard. Vabbè, sa, signorina, Rector si è occupata della regia di film di culto di serie B. E anche allora aveva un gran numero di fan. Credo che sia per la sua attenzione particolare, è davvero un perfezionista estremo. Per qualche motivo non è mai riuscito a conquistare la massa. Circa 10 anni fa è passato a un genere più convenzionale, storie d'amore e roba del genere, insomma. Sì, ma perché mi devo vedere? Perché mi devo sentire la corazzata? Potevo. No. Ai, B-Movie. Raga, non riesco a leggere. La Neccia. Potemkin. Forse è sbagliato a scrivere. Allora è sbagliato a scrivere. Sì, ma perché mi devo sentire la biografia di sto tipo? Sì, vabbè, ciao, bellissimo. No, io qua me ne vado. No, no, no. Qui non è neanche inventarsi un nome di merda, ma è storpia... No, 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 no. What? Oh. Ma... Il robot ippopotamo che ama il fango in un mondo post-apocalittico senza no, 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 io, no, 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 Milo, andiamo. No, 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 mi rifiuto. Cosa ti hanno fatto, Leton? No, io mi dissocio. No, no. Allora, io neanche ho visto tutto l'originale Disney. So di cosa parla, so cos'è, ma questo dai da delirio. Beh, ovviamente penso che sia un fantastico regista, ma no, mi interessano più gli attori di questo film. Oh, no, raga, no, senti, lo sapevo che sarebbe stato un capitolo eccezionale. Lo sapevo, io non leggo neanche. Non leggo, no, oh mio. No, io non leggo. Voi siete ancora l'ippopotamo, ma avete letto Leonardo di Cameo, il protagonista. Allora, intende Leonardo di Cameo, il protagonista? Ho sentito che è anche molto apprezzato dal pubblico femminile. Allora, il sottomarino in realtà è il Titanic. Raga, fateci caso che c'è una nave sulla destra. Questa è la parodia del Titanic. Ma oh! Ma chi è? Beh, è estremamente affascinante ed anche un ottimo attore, ovviamente. Dopo tutti i ruoli d'azione che ha interpretato, non vedo l'ora di vedere una storia d'amore. Rita, non credevo che fosse una tipa così sdolcinata. Che carina! Kawaii! Oh, io non intendevo. Io non sono una tipa sdolcinata. No, cara, è una tsundere proprio. Ad ogni modo, se avete finito di punzecchiarmi, guardate, sono arrivati gli ospiti VIP. Ah, e mo li voglio vedere. Allora, se i nomi fanno cagare, voglio vedere le facce. Dai, vai. Cinematic. Del genere. Ragazzi, a parte le facce, vabbè, ma chi è che conosce One Piece? Cioè, ha letto i fumetti, quindi ne conosce un pochino di più. Magari erano i sette imperatori. Quella era Big Mama.
caro, sto capendo. Sei davvero poco informata, Catriel. Tutti a Londra sanno chi sono. Vengono chiamati i draghi. I sette draghi di Londra. I sette draghi. Che poi c'erano anche i draghi celesti in One Piece. I draghi celesti in One Piece, no? Quelli tutti ricchi che non potevano neanche respirare la stessa aria nostra. Infatti avevano le corazze in testa, là. Basso un po' il volume. Per ogni drago una sfera. Guarda, guarda, vabbè. Sì, alcuni tra i cittadini più facoltosi di Londra, i magnati dei media, della finanza e dei trasporti. Sono coloro che controllano l'economia dell'intera città. Anche se alcuni di loro provengono da famiglie abbienti, sono diventati molto famosi solo negli ultimi 10 anni. Sette numero magico, certo. Oh, allora non da molto, specialmente in una città storica come Londra. Oh, e tra i sette draghi c'era la sindaca. Abbiamo visto la sindaca. Che possiamo dire che praticamente è Bo Hancock, se vogliamo metterla in mezzo. Sì, la flotta dei sette imperatori, io li chiamo così. E c'era Big Mama, c'è Bo Hancock, Occhi di Falco, Shank e altri. E quella era Big Mama. Non mi puoi dire che quella non era Big Mama. Abbiate pazienza. È vero, ovviamente non sono solo sotto i riflettori di Londra. Gli occhi del mondo intero sono puntati su questi sette plurimilionari. Ma scusa, una fa la sindaca di Roma. Arrivo subito. Vabbè. Beh, sembrano davvero molto influenti. Ma de che? Uno di loro lo conosco. Eh sì, la sindaca Londi. Che vorrei ricordare Londi perché è la sindaca di Londra. Che c'è? Che ho scritto? No, non ti ho detto niente. Ho fatto qualcosa? Sto sclerando troppo, scusami. Dovremmo andare a salutarla, signorina Leto. Sì, penso che manchi ancora un po' all'inizio del film. Andiamo a controllare. Ah, no. Ma questo chi è? Ma gli enigmi quando ci sono? No, niente. Questo gioco mi sta deludendo, raga. Proprio tanto, tanto, tanto. Non sono così i giochi di Layton, veramente. Oh, finalmente. C'è un enigmino. Le perline. Oh santo Dio. Questo è un semplice gioco per bambini che consiste in 5 file contenenti 5 astine di legno ciascuna in cui possono infilare perline colorate. Un bambino stava contando le perline infilate, ma ha perso il conto. Ragazzi, enigmi di matematica. Ragazzi, enigmi di matematica. Grazie a una visuale dall'alto e ad una frontale e una da destra, sapete stabilire quante perline rosse... Ah, ok. Ah. Ok. Ok. Questa è tosta. Arrivo. Mezzi tecnologici, una penna e un po' di carta. Allora. Pallina nera. Sicuramente ce n'è una rossa, però se giriamo a destra... infatti quello sto guardando. Allora, sulla parte tutta a sinistra è solo nera, non ce ne sono altre.
La visuale di destra che cioè mi confonde. Allora, sotto al nero c'è un rosso e riesco a vedere da qua. Ok, sicuro ce n'è uno lì. 8. Allora, Gabriella dice 8, vediamo un po'. Alcune coprono le palline, non lo so. Ah, Gabriella dice 8, vediamo subito. Sto cercando di capirci qualcosa, raga. Che sono 2, 4, 6. No, sono più di 8, Gabriella. Perché la pallina nera ne copre alcune. Però tu dici dalla parte di destra. Però queste qua coprono quelle dietro. Sono più di 8, secondo me. Vediamo subitissimo. È tosta, molto tosta, perché non riesco a inquadrarlo. Allora, fermi tutti. Fermi tutti. Ok, è un po' difficile così, ma si capisce proprio poco, però. Allora, qua sappiamo che qua sotto c'è un altro rosso. Oh, no, questo, scusa. Qua sotto c'è un rosso. Perché abbiamo visto, appunto. Poi nella seconda asticella, cioè questa, ci sono tre rossi. E stiamo a quattro. Quindi fai uno, tre. Poi in quest'altra io riesco a vedere il rosso che mi sta di fronte. Ok? E anche qui il rosso che mi sta di fronte. E anche qui. Aspetta che tolgo. E anche lì. Esattamente, vediamo esattamente questo. Poi. Ok. Quindi là, qua ce n'è uno, qua ce ne sono tre. Però, se. Sappiamo che là sotto ce n'è uno, sappiamo che lì ce ne sono tre. Ma quanti ce ne sono lì dietro? È difficile questa. Allora. Là ce n'è una. E là ce ne sono tre. Una. Però io non vedo nient'altro. Quindi ce n'è solo una nera lì. Quindi una, quattro, cinque, sei. 7, 8, 9. Secondo me sono 9. Secondo me sono 9. Pubblico cosa dice? Per me sono 9. Per te quante sono? Tu quante ne hai contate? Per me sono 9, Gabriella 18. Beh, proviamo col 9, poi se ho sbagliato vediamo le risposte. Dai, io provo col 9, poi proviamo con le altre risposte, tanto. Vediamo. Adesso ho capito come risolverlo. Avevo Il gioco non può ragione. essere risolto. Altro che 9, altro che 10, sono 9.
Eh no, avevo capito, sì. No, io non avevo fatto questo ragionamento, ma ok. Eh sì, infatti. Oh, ce l'ho fatta. Applausi. Clap, clap, clap. Vai, 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 vai. Ecco, ho fatto capire a questo enigma chi comanda, eh. Ma vaffanciulo. Devo dire che è un posto davvero strano per trovarne uno. Forse è qui per intrattenere la gente mentre il film sta per cominciare. Certo, perché tutti vogliono fare degli enigmi quando andare al cinema, non facci vostro. No, 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 non è il 7. Ah, un altro enigma, perfetto. Buonasera, Piper. Catriel, che sorpresa vederti qui. Io non sono ricca come te, lo so. Beh, a dire la verità non sono appassionata di cinema. Sono qui solo per i popcorn. Ma, Catriel, non ci fai bella figura. Non avevo dubbi. Non sapevo che fossi una dei 7 draghi di Londra. Oh, sì, è dovuto all'influenza di mio padre. Io non mi considero una milionaria. Semplicemente la sindaca di Londra. Niente di più. È un ruolo estremamente importante. Non tutti sarebbero all'altezza della carica di sindaco di una città come questa, che sfrutta le forze dell'ordine per un suo scopo personale. Vi voglio ricordare l'enigma di prima. Anzi, il capitolo di prima. Ah, sei troppo gentile, Catriel. Ma è sempre bello ricevere un complimento. Ma ora vorrei presentare... Oddio. Ma ora vorrei presentarvi qualcuno. Questo è il mio amico Philip T. Mustache. Ehi, hey, è un vero piacere conoscervi. E così è Catriel Leto, di cui ho tanto sentito parlare. Piper mi ha raccontato un sacco di storie su di lei. Tutte fantastiche. Non si preoccupi, morivo dalla voglia di conoscerla. Beh, è un onore conoscerla, signor Mustache. Anche lei è nell'elenco dei VIP, suppongo. Nell'elenco dei VIP. Buona questa. Perché non mi chiede se ho vinto un biglietto? Oh, allora, in che veste qui? Avevo capito che si dovesse vincere un biglietto o essere invitati esplicitamente. Non ho idea di chi sono, non è vero? Beh, sa cosa le dico? Le propongo un piccolo enigma. Se riuscirà a risolverlo, le dirò tutto quanto. Allora! No, non può essere il regista. Però è vestito d'oro come la statuetta degli Oscar. Ma può essere? Mi rifiuto. Il chiaroveggente ciarlatano. Vediamo subito. Oh santo. Hai deciso di far visita ad uno stravagante chiaroveggente. Ma poi scopri di poter decidere il tuo destino con un pizzico di capacità intellettuale. Se riesci a impilare tutte le carte nel mazzo degli scarti, avrai fortuna. L'unica regola è che devi utilizzare o lo stesso numero o lo stesso seme. Scusate un attimo, sento delle voci di là. Che succede? Il mio moderatore sta parlando a telefono con qualcuno, ma il vocione lo sento dalle cuffie. Più che burrago mi sembra il solitario. Sai che devi fare le cose. Vabbè. Quando possibile. Quindi comincia ad impilare e assumi il controllo del tuo destino. Mi sembra più il solitario. Eh sì. Davvero interessante. Un po' la cagata. Anni e anni di pratica con il solitario sul PC. Chi è che non ci ha giocato? Dai. Yeah.
Cioè, ragazzi, voi sentite Marco dal microfono, ma sta in cucina a parlare? Io non so se è chiaro, e abbiamo i muri doppi in questa casa. Ah, ve l'avevo detto che era brava con gli enigmi, mi scusi. Non stavo cercando di metterla alla prova, volevo solo toccare con mano la sua perizia. Il lavoro dell'investigatore mi affascina molto. Forse è per questo che l'avete fatto come Poirot? Mortacci vostra? Beh, allora spero di non averla delusa. Al contrario, au contraire. Dunque, avevamo un accordo, non è vero? Lasci che le racconti chi sono. Ah, pensavo. No, me l'ho fatti film, raga. No. Io sono il direttore dell'assaggio, sa? Il cinema migliore di tutto il dannato West End. Madonna, poco ma sicuro. Sono colui che ha organizzato la proiezione di stasera. Vuole dire che è il proprietario dell'assaggio. Non è che mi può dare... Guarda, meno male che abitiamo in una mini palazzina, non abbiamo vicini. Abbiamo solo una signora che abita di sopra e la palazzina proprio qua dietro di me, ma sono talmente spessi i muri. Esatto, senta, ho sentito che ha mandato all'aria i piani di Pape per il festival. Mi chiedevo proprio che tipo di persona fosse e ora lo vedo. Una persona esplosiva, boom boom boom. Beh, si goda lo spettacolo. Dopotutto, se sarà un fiasco, non ci farò su neanche un soldo, giusto? Se la ride lui. Beh, la verità è che sono venuta per i popcorn, non per il film. Ah, quegli aromatizzati al durian. No, ragazzi, mi fate una ricerca, per l'amor di Dio. Che è sto durian? Ma esiste? Vabbè. Ma cos'è? Lo sai che l'ho inventato? Questo è Pippo Baudo, avevo sbagliato. L'ho inventato io. Bisogna escogitare sempre nuove idee se ci si vuole tenere i clienti, giusto? Sì, del caso che li abbia fatti assaggiare a Piper. Non le sono piaciuti affatto. Cos'è? È una specie di... ananas, che è? È un durio, grazie a cacchio. Che vabbè, io vedo che è un ananas, però vabbè. Ah no, è il frutto più puzzolente al mondo. Ah, ok, 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 ok. Ah, davvero? E ci ha fatti i popcorn questo? Ma scherziamo? A quanto pare è coinvolto in tutti gli aspetti dell'attività. Molto interessante. Beh, quei popcorn hanno di certo un sapore particolare. Forse un po' troppo particolare. Facevano cagare, dai. Dai. Un buon esempio di sforzo che non produce necessariamente dei risultati. Sarò io a giudicarlo, direi. Allora, dove si prendono? Dai! Li vendiamo in quel chiosco laggiù. Mostri loro il suo buono e gli daranno un secchiello. Ah, guardi, quella laggiù vicino al chiosco è la cara vecchia Bimenton. Madame Bimenton, per voi, dovrebbe andare a presentarsi. Ma come? Bimenton è un'altra dei sette draghi? Beh, oh, ha un nome normale, raga. Non ha un nome strano. Ti voglio già bene. Tania Bimenton è un nome che farà bene a tenere a mente, signorina Layton. E le do un consiglio: non dimentichi mai di aggiungere Madame. Questo è Babbo Natale, in realtà è l'incognito. Però è a capo di un impero economico esorbitante che si estende fino all'altro capo del mondo. Sì, praticamente il denaro le esce dalle orecchie. Ma perché a te no? Un tempo si diceva che il sole non sarebbe mai tramontato sull'impero britannico. Beh, secondo la logica di questa metafora, Madame Bimenton dovrebbe essere il sole. Non è che stiamo esagerando, ma un poco pelo pelo. È il collante che ci tiene uniti tutti. Mamma Drago, si potrebbe dire. Mamma, raga, non l'hanno fatta la citazione, però. Big Mama. Beh, siamo proprio una persona di un certo peso. No, raga, lo stanno continuando a fare. Stanno facendo battute del cacchio. Moderatore, c'è un cane sulla scrivania. Moderatore, c'è un cane sulla scrivania. Cosa c'è? Se vuoi che la tua agenzia investigativa abbia qualche chance di successo, farti amica Madame Bimenton. Scherzo, qua. Sarebbe una mossa saggia, Catriel. Va bene. Ma allora è vero che il lavoro dell'investigatrice si basa su mantenere buoni rapporti? E certo! Vabbè, dai, dai. Si è portato via il cane.
L'ha finito oggi, devi dargli qualche altra cosa. No, no, fagli l'hamburger di prosciutto. Il cane deve mangiare. Dai, voglio un enigma. Veramente, troppe chiacchiere, veramente, raga. Troppe, troppe chiacchiere. Non erano così Layton. Brutto, brutto. Per adesso ho un voto proprio basso, eh. Mi spiace. Però... cioè, se, allora, non classificarmelo come gioco di enigmi, classificalo come visual novel con qualche enigma. Perché è di questo che si tratta. Oh, il chiosco dei popcorn. Eccoci finalmente, il chiosco. È ora di assaggiare il nuovo tipo di popcorn. Ma che... oh no! Che succede? Non c'è nessuno nel chiosco. Non riuscirò ad avere i miei popcorn. Non importa, signorina. Perché invece non si presenta a Madame Bimenton? Bimenton! No, niente, niente, non mi hanno salvato neanche questa. Niente, niente. Non sia di cattivo amore, signorina. Ricordi il signor Mustaccia ha detto che potrebbe rivelarsi un contatto utile. Andiamo. Allora, Catriel, io ti voglio bene, però Bimenton, la mamma dei draghi, cioè, non è che puoi scegliere che sì. Raga, non ho parole. Io non l'avevo capito il cognome prima. La mamma dei draghi, quindi Big Mama, e Bimenton, perché è il doppio mento. No, no. Cioè, non ci riesci neanche a ridere su una cosa del genere. Ah, oh, un enigmino. Mi sta dicendo che sono grassa? Oh, Bimenton. L'hanno detto, cioè fatico. Questa qua è nata col doppio mento. Anzi, ti dirò di più, è il cognome. Quindi è una generazione di Bimenton. Chiusa storia. Cioè, è genetico avere il doppio mento. Andiamo. Alcune tinozze di succo sono collegate come mostrato. Nel sistema c'è una tinozza da 2 litri, una da 3, una da 4 e una da 5. Quando seleziono un rubinetto, il succo scorre nella direzione della freccia sul rubinetto stesso, finché o la tinozza della quale esce si svuota o la tinozza della quale entra si riempie del tutto. Suddividi il succo affinché le due tinozze a sinistra si riempiono esattamente fino alla linea rossa. Questo è un enigma molto ripetuto in Layton, però vabbè, devo capire perché non capisco. C'è una tinozza da 2 litri, una da 3, una da 4 e una da 5. Quindi questa è da 2 litri, questa è da 3 e questa è da 4. Questi due devono avere lo stesso... allora, sono 5 litri in totale. Come faccio ad avere... ah no, si fa 2 e 3. Ah, ok. Proviamo perché devo capire. Sempre... ah, perché ci sono queste da 2. Questo rimane con uno, ma non deve rimanere con uno. Allora aspetta. Ho il presentimento che forse... che sollievo, non ero convintissimo. Com'è un po' sottotono? Bibi, un po' di... e adesso voglio un succo di frutta. Sto gioco mi fa venire le voglie. Sì.
Ben, fatti curare, tesoro mio, che non è normale. Succo di cipolla. Vabbè. Signor Madame Bimenton. Sì, sono proprio io, le sarebbe? Io sono Katrina Layton dell'agenzia investigativa Layton. È un piacere conoscere la Madame. Oh, agenzia investigativa Layton, ha detto? Dove ho già sentito questo nome? Forse perché c'erano 5 capitoli, 5 capitoli col suo padre che erano belli. Ah, lei deve essere la figlia del famoso professor Herschel Layton, non è così? Come sta il professore? È in buona salute. Ma aspetta, ma questa non è che l'abbiamo vista nei capitoli precedenti? Che non è che mi ricordo tutti i personaggi. Sì, credo. Crede? Ecco, no, voglio dire, certo, sta benissimo, grazie. Perché chi non lo sapesse, che non ha visto l'inizio proprio del gioco, Catriel sogna che, della sparizione del padre quando lei era bambina. Quindi, in teoria, noi sappiamo che Layton è sparito. Non si sa che fine abbia fatto da quando lei era piccola. E ancora non so chi è la madre. Cosa ancora più importante a questo punto, non si sa. Però, essendo che ha Catriel di nome, sarà francese. E se è francese, è successo un mezzo guaio allora. Vabbè, vedremo. Beautiful, tataratataratatara. Gli dirò certamente che ho avuto il piacere di conoscerla. Certo. Sì, la prego. Gli dica che avrei il piacere di parlare con lui non appena è disponibile. Vorrei tanto poterlo fare. Santo cielo, lo spettacolo sta per iniziare. Avevo intenzione di farmi un bicchierino prima dell'inizio. Vuole scusarmi. Certo, signorina, vada. Ben fatto, signorina Layton. Direi che ha fatto una buona impressione, ma lei ci è rimasta male. Oh. Ragazzi, il regista! Pensavo peggio. Sì, posso dire che fa ancora più ridere se non gli metti tutto il nome prima, ragazzi. Il signor Rector. È terribile! Grazie a tutti per essere venuti ad assistere all'anteprima del mio nuovo film. Spero che Assalto Navale, il sottomarino dell'amore, e io qua ci vedo della malizia incredibile, sarà di vostro gradimento. La proiezione sta per cominciare, perciò chiedo a tutti cortesemente di accomodarsi. Per la buon'anima della zia Peppina. Per la buon'anima della zia Peppina! Ah, grazie, Giudici. Guarda, delle piccole chicche qua, cioè, proprio voliamo con le battutacce. Ma come fai a tradurre in italiano per la buon'anima della zia Peppina? È proprio Oscar Director, signorina Layton. Non avevo mai visto il vero Oscar Director, che senza Oscar metti solo il Rector. È bruttissimo. Ecco, arriva il silurone, appunto. Perché ne avevi visto uno finto? No, non volevo dire. Non c'è tempo per queste cose, sta per cominciare il film. Dobbiamo prendere posto. Non dimentichi niente, Ben. Prima devo scambiare il mio buono per i popcorn. Durian. Oh, guarda, è tornato l'addetto al chiosco. E se Phil commercialmente sta aspettando? Sono già tutti dentro. Ma avete il biglietto? C'è i posti numerati. Bene, sei una rottura di scatole. Fatelo dire. Quindi in realtà la vuole portare là, perché sai, la romanticheria. Che ci fa? Questo è un enigma. Il chiosco. No. Ah, sì. Ma lui si chiama Ossì perché dice sempre Assì. No, raga, stiamo proprio cadendo in basso questo gioco, Ma fatti i cacchi tuoi! Ma io voglio i popcorn! Mi dici, lo spettacolo sta per iniziare, ma fatti i fatti tuoi! Licenziate questo signore! Pensa a te, guarda, se me l'avessero detto a me l'avrei mandati proprio a quel paese. Andiamo. Oh, vediamo. Ullala. Vabbè, ma non è un cinema, raga, è un cineteatro. Mamma mia, lo sapete che esistono le sale IMAX, no?
Vabbè. Signore e signori, benvenuti. Benvenuti all'anteprima del mio ultimo lavoro. Assalto navale, il sottomarino dell'amore. La storia inizia con una giovane coppia che si incontra in un vecchio cinema diroccato in periferia. Ma com'è? Mi sta facendo lo spiegone del film? Ma scusa? E io che cacchio me lo guardo a fa? Il ragazzo vuole diventare un regista, mentre il sogno del cassetto della ragazza è diventare un'attrice, anche se al momento fa la cameriera in un bar della zona. Vabbè, i filmacci quelli brutti. Se io vi dico... La La Land! Anche! No, io pensavo più a Birdemic. È proprio il film più brutto del mondo. Va bene. Una serie di eventi porta la coppia in una lussuosa nave da crociera. E più il tempo passa, più si innamora. Ma tu mi stai facendo il riassunto del film? Io che me lo guardo a fare? Guardalo, mi sta raccontando il film! No raga, pomodori a go-go. Levate quest'uomo da là. Ma all'improvviso accade qualcosa di terribile. La nave, un cimelio di un'antica civiltà, all'improvviso affonda. La situazione è disperata. Non sembra esserci via d'uscita. I due iniziano una terribile lotta per sopravvivere. Oh, beh, sarà meglio che mi fermi qui. Non voglio rovinarvi la storia. Ma no, non lo accetto. Non lo accetto. No. Mi hai detto tutto! Concluderò aggiungendo che questo film è il culmine di anni di duro lavoro e segna, credo, il vertice della mia carriera. Meco Cones. Sono sicuro che lo adorerete. E ovviamente non sarebbe mai stato possibile senza il supporto di così tante persone. Gli straordinari attori, i cameraman, i tecnici del suono, i miei assistenti artistici, gli assistenti al montaggio. Gabriella, ti è familiare questa cosa? Parlando di cinema. Ma soprattutto mia moglie. No raga, mi sono proprio gli Oscar. Ma che... Oh, è la proiezione. Vabbè, che mi ha costantemente incoraggiato e non ha mai smesso di credere in me. Voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno partecipato alla produzione di questo film. Non vedo l'orso che ritira l'Oscar. Giustamente, per chi se lo fosse perso, c'è Leonardo di cameo. Raga, stiamo volando alto. No, no, stasera è il top con Leto. No, 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 no. Non esiste un gioco. No, no. C'è qualcosa che non va in questo gioco. E quindi, senza ulteriori indugi, vi presento Assalto Navale, il sottomarino dell'amore. Vediamo. Si è staccata la pellicola, è successo qualcosa? No raga, io sto volando stasera. Perché si fosse connesso adesso, l'attore è Leonardo di cameo e il Titanic si trasforma in un cacchio di sottomarino. Ma infatti raga, anch'io. Ah sì, è vero. È un gioco no, Saso.
Sasso, quando c'è tempo, riguardati la live, perché abbiamo proprio volato con i nomi stasera. Proprio. Ma che succede? Che è successo a mio film? Perché è tagliato? No, non va bene. L'ultima scena, la scena del bacio, il gran finale. Qualcuno l'ha rubato. Ma di che? Sì, ma i Leto non dovrebbero essere parodia. Ma che è sta roba? Mi scusi. Ah, ecco, questo è un atto. Tu non l'hai visto prima. Aspetta che abbasso il volume del gioco perché è finito il film. Il signor Mustache. Te lo presento. Ti piace il signor Mustache? Mi sposto io. Il Mustache. Mi scusi, signor Mustache, se ne sono andati tutti. Sì, fine della storia. Abbiamo dovuto cancellare la proiezione, perciò ho mandato tutti a casa. Lei è un'amica della signorina Layton, vero? Beh, non so se amica sia proprio la parola giusta, ma io sono Rita Giusti, esperta di analisi e profilazione per Scrotal Yard. Il furto della scena madre del film è un vero affronto. Ma se c'era così interessante fin finora, hai ragione. Se per lei va bene, vorrei farle qualche domanda al riguardo. Esatto. Può dirci quello che sa sugli eventi che hanno portato alla scoperta della scena mancante? Cadriel! Che cosa ci fai ancora qui? E perché un segugio con te? Ehi! Beh, se ne sono andati tutti. Perciò ho pensato che Sherla avrebbe potuto aiutarmi a fiutare qualche indizio. Non abbiamo bisogno che nessun fiuti niente. Tieni il tuo naso e quello del tuo cane fuori dagli affari che non ti riguardano. Ci riguardano e come? Il signor Mustache mi ha chiesto personalmente di restare a dare una mano. E le raccomandazioni quelle belle! Può scommetterci, che fortuna avere a disposizione un agente di Scrotal Yard e un'investigatrice privata. Lui è Babbo Natale, se ve lo presento. Ad ogni modo vorrei chiedere ad entrambi di aiutarmi a scoprire cosa è successo qui. Chi diavolo ha tagliato quella scena del bacio dal film, eh? Se c'è qualcuno che può risolvere questo caso, è la persona che ha scoperto la bravata di quel festival fluviale. Che ricordo, la bravata è ancora al suo posto a fare la sindaca. Apro e chiudo parentesi. Non è vero, Catrie? Yes, oggi abbiamo raggiunto l'obiettivo 50... No, il 51, lascia stare un errore. 50 follower. E sì, gioco horror si farà. So anche quale. Dobbiamo solo organizzare una bella giornata, perché a questo punto faremo una maratona, che così non lo spezzetto. Anche se penso che non lo finisco comunque in tutta la giornata, ma sì. E alla fine vi dirò il secondo obiettivo. La cosa dei follower è disattivata perché... No, c'è. Ma è a 50. No, adesso è 51, perché è il bot, è uno dei bot. Sì. Quindi, vi dirò il prossimo obiettivo, state attenti. Non è vero, Catiello, di occuparsi del caso, non è vero? Ottimo, perfetto. Beh, dopo un elogio del genere non posso certo dirle di no, giusto? Magari se mi dà anche i popcorn. Certo che mi occuperò del caso, risolviamo ogni mistero, questo è il mio motto. Signor Mustache, la prego, sono più che in grado di gestire questo caso. Lasci fare agli esperti di Scrotal Yard. Su via, non sto dicendo che non la ritengo un'investigatrice altrettanto in gamba, signorina Giusti. Ma un po' di competizione vi spingerà ad impegnarvi di più, ma che infame! Va bene, vedrà come riuscirò a scoprire la verità più in fretta di questa cosiddetta investigatrice, aperta e chiusa virgolette. Questo è lo spirito giusto, buona fortuna. Questo è un ete, questo è un come si dice, aizza il flame, no? La competizione. Beh, non statevi qui impalate a parlare con me, sarà meglio che corriate a ottenere una dichiarazione dal vecchio rector. Quanto è brutto solo il cognome, però, raga, senza un contesto. Dove si trova adesso, lo sa? Sì, è proprio laggiù. Ancora completamente interdetto, povero uomo. E c'è, dopo un film così eccezionale. Mannaggia. Ci ha messo anima e corpo in quella scena finale del bacio. Ammetto di far fatica a comprendere perché qualcuno possa fare una cosa del genere. Io ho già una mezza idea. In ogni caso sta a voi due scoprirlo, non è vero? Vabbè, andiamo. Guardalo! Un uomo distrutto! Andiamo. Oh, ho fatto 3 enigmi in croce fino a mo', eh. Proprio un gioco basato sugli enigmi di mortacci vostra.
Vabbè, ah, il mio film, il mio capolavoro. Signor Rector, non si preoccupi, rintraccerò personalmente il lato responsabile del furto dell'ultima scena. Impossibile, perché rintraccerò prima io il responsabile, Catrie. Sì, ho capito, basta, era perfetto, mi ero assicurato che fosse perfetto fin nei minimi dettagli. E ora questo. Sicuramente i negativi saranno ancora disponibili. Riuscirà a produrre una nuova bobina per un'altra proiezione? Sbaglio? Ma non ha visto la reazione del pubblico? Erano così frustrati. Senza quella scena finale la storia non ha senso di esistere. E la Madonna! C'è proprio un film senza contenuti. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Vabbè. Volevo offrirle alle persone il film perfetto. Ho messo tutto me stesso in questo progetto, anima e corpo. Lo capiamo, signor Rector, ma non si butti giù così. Rintraccerò il colpevole, non si preoccupi. Non si butti giù così! Ma è impazzita! Stai calmino. È un disastro. Un colpo del genere prima dell'uscita ufficiale, la condanna a morte per qualsiasi film. E proprio quando pensavo di aver raggiunto il successo. Raga, a me ricorda un po' Cyberpunk sta cosa, non lo so. Ah, devo ricominciare da capo, faticando per sbarcare il lunario. Cosa dirò alla mia troupe? Pensavo che avrei finalmente potuto riconoscere il loro compenso che meritano. È terribile. Me puzza. La prego, si calmi. E ora mi dica, non ha nessun sospetto su chi potrebbe essere il responsabile? Il responsabile della profanazione del mio lavoro. Ovviamente qualcuno a cui non piacciono i miei film. E chi glielo dice adesso alla mia troupe? A mia moglie, erano tutti così sulle spine. Vorrei solo che il pavimento si aprisse e mi inghiottisse. Vorrei trovarmi su quel sottomarino in questo momento, mentre affonda. Certo, sì, beh. Grazie per il suo tempo, signor Rector. Senti, raga, signor Rector è proprio brutto da sentire. Onesto. Mentre affonda. Ma... ma... ma infatti è quello che stavo pensando anch'io. Cioè, praticamente il guadagno è la percentuale dei film. Ma visto che ragazzi è sparito. Cielo, l'ha presa proprio male, eh? Sì, assurdo, io ci rinuncio. Proverò a parlare di nuovo con lui quando si sarà calmato. Come può dargli torto per essere sconvolto? Teneva molto al suo film. E non è l'unico turbato per quel che è successo. Io stesso sono un po' amareggiato. Beh, sì, me lo immagino. È un brutto colpo per le sue vendite, dopo tutto. Oh, mi piace il suo modo di pensare, signorina. Ma non si tratta solo di quello. Vede, sono un grande fan delle opere di Rector. Ma non vedevo l'ora che il mondo scoprisse che grande regista è davvero. E invece, dopo questo avvenimento, tutto il suo talento potrebbe andare sprecato. Madonna mia! Fate così, recuperate la cosa, fate un'altra proiezione e tutti contenti. Anzi, secondo me, raga, io la butto lì, eh. È un'ipotesi. È lo stesso regista che l'ha fatto, come il fatto della sindaca di prima. Così se ne parla del film. Bene o male, l'importante è che se ne parli. Teoria numero uno. Teoria numero due, c'entrano gli attori. La butto lì, nero su filmato proprio. Proprio sono convinta. Ma andiamo. Va bene. Cine. Andiamo alla cabina. Qualcosa non va, Rita? Mi aspetto sempre comportamenti irrazionali da parte tua, Catriel. Ma parlare con un cane è meravigliosamente terapeutico. Dovrebbe provarci qualche volta. Allora, viene con noi nella cabina di proiezione o no? Allora, raga, a me sta cosa mi manda in confusione. Si danno del lei, del voi, ma sono piccole o sono grandi? Però questa lavora a Scotland Yard. Però parlano come dei deficienti. No, non mi sta bene sta cosa, non mi sta bene. No, non stanno sbagliando. La credibilità di un regista, valor ticket... E si crede porti rogna, davvero? Davvero? Wow. Cioè, nel mondo del cinema mi stai dicendo che sono molto troppo superstiziosi sotto questo punto di vista? Comincio ad alimentarci da qualche altra parte. I principati cercano di dissuadermi facendo perdere i dettagli cruciali. Ah, però. Vedi, Catriel, ogni criminale, benché scrupoloso, si lascia sempre dietro qualche indizio rivelatore.
dopo aver commesso un reato. Solo una profilabile come me è in grado di individuarle, ovviamente. Ecco perché è riuscito a risolvere questo caso molto prima di te, dimostrandoti la superiore dei miei metodi. Io per prima sono superstiziosa fino a un certo punto, però... Oh, ci sono dei limiti. Non prendermi in giro. Va bene, presto te lo dimostrerò. Non stavo affatto prendendo in giro. Non vedo l'ora. Ok, a presto, ciao. Oh, senti, datti una calmata. Sì, ho capito, lui non parla perché... Ma vorrei qualche enigma, raga. A me non dispiace, per carità, io adoro anche le graphic novel. Però questo è Layton. Cioè, c'erano mille enigmi. Vabbè. Andiamo. Troppa poca roba. E così questo è entrato in una campia... mamma mia. Fa schifo. Allora, nuovo personaggio. Sapete chi mi ricorda? L'Obscurus di Animali Fantastici e dove trovarli. Credence. E Credence, veramente. Mi scusi, è riservata al personale autorizzato. Devo chiederle di uscire. Chissà cosa serve questa macchina. Ferma, non tocchi Albertina! Albertina? Sì, Albertina è nuova di zecca. Se la toccasse potrebbe disallinearla completamente. Molto irascibile. Non come la vecchia Rosalinda vicino a lei. Lei è molto più educata e a prova di proiettile. Albertina invece è delicata. Oddio, raga. Oh, allarme matti. Questo pazzone ha dato un nome a tutta l'attrezzatura. Albertina e Rosalinda. Ma che nomi deliziosi ha data alle sue macchine. Non le tocchi, la prego. Devo insistere, esco immediatamente. È tutto a posto, il signor Mustaccio ha detto. Ci ha dato il permesso di indagare. Indagare? Mi scusi, avrei dovuto presentarmi. Sono Catherine Layton, dell'agenzia investigativa Layton. E questi sono i miei assistenti, Ben e Shirley. Sì, vai tranquillo, Sasso. Tanto finisco qua e salviamo. Però onestamente, questo come si chiama? Immagino che faccia parte dello staff tecnico del cinema. Oh sì, mi chiamo... Beh sì, con tanti nomi che ci sono al mondo, questo lavoro in un cinema, con le bobine, Cameron. Perché quando tu nasci, tua mamma ti guarda in faccia e dice... Camero, sì, perché tu lavorerai con le camere al cinema. Camero, mine. Capisco. E in cosa consiste il suo nuovo lavoro? Il suo lavoro? Beh, signorina, il proiezionista è responsabile della sistemazione della pellicola al controllo dell'attrezzatura durante la proiezione. Deve essere un lavoro davvero entusiasmante. Chissà quanti film le sarà capitato di vedere. Non sminuisca il mio lavoro. Essere un proiezionista comporta un'enorme responsabilità e un'incredibile attenzione ai dettagli. Devo tenere costantemente d'occhio la proiezione del film, mettere a punto le macchine e assicurarmi che il proiettore sia sempre in posizione corretta. Non c'è un attimo di pausa nel mio lavoro. Devo stare attento a tutti i segnali del motore e assicurarmi... Sì, va bene, nel multisala che si fa? Caspita, sembra tremendamente complicato. Lo è, ma non vorrei fare nessun altro lavoro. Sono felice qui. E ti chiami Cameron? Mi dispiace, sei segnato, figlio mio. La gente pensa sempre che sia un gioco da ragazzi, ma non lo è. Pare che gli interessino di più le macchine dei film che proietta. Già, mi sa che dobbiamo fare qualche altra domanda a questo signor Main. Io sono un po' ignorante in inglese, ma anche Main ha a che fare con giochi di parole per quanto riguarda il cinema. Cocorito! È un merlo indiano, se non sbaglio. Ah, dici tu! Cameron Main. No, non ci avevo pensato. Come la Bimenton di prima. Oh, santo cielo. Ah, l'uccello si chiama Charlie. E perché non chiamarlo Indy a questo punto? Perché non ti presenti, Charlie? Forza, saluta.
Ciao, io sono Charlie e mi piace ciarlare. Charlie. Sono senza parole, ragazzi. E allora un sacco di uccelli lo sanno fare, invece i cani, beh, quella sì che è una caratteristica speciale. Mi dispiace se provo a fargli dire qualcosa. No, di certo, prego, è piuttosto intelligente, magari parlerà con voi. Dai, India. No, quello sì, ma ci sta. Però non è neanche ambientato in tempi così... Cioè, in realtà Layton è un tempo a parte. Non è proprio non sai veramente il tempo giusto in cui è stata ambientata tutta la storia di Layton. Però effettivamente alcuni dettagli ti possono far pensare forse agli anni 30, 40 massimo. Ho tutto automaticato, il proiezionista non sta manco... Infatti, perché quanti proiezionisti dovrebbe avere un multisala da 20 sale, cioè... Questa è Rosalinda, Albertina è quella accanto, chiedo scusa. Vi spiego, è molto facile distinguerle. Albertina è quella dalle curve magnifiche, Rosalinda invece è quella con la pelle luminosa. Tu non stai bene. Certo, Albertina non dà sempre ascolto a quel che le si dice, ma fa tutto parte del suo fascino. E intanto sta pulendo una macchina invisibile. Perché? È un mimo. Lei ha sbagliato lavoro, lo sa. È un mimo. Questa invece è Rosalinda qua. Sì, intanto continua a pulire la... Ah, Caterin, anche alle bobine, no, le lo crede? Per me non ci sta per niente bene. Non lo fare incazzare che già è scemo. Senti. Tu mi devi dire qualcosa sicuramente. Ciao, come stai? Come stai? È molto cortese, non è vero? Cher, perché non provi a parlare con lui? Forse riuscite a capirvi voi due, perché? Tu sai parlare Swahili solo perché sei un'umana? Io parlo solo la lingua dei cani, ok? Non quella degli uccelli. Davvero? Non me l'avevi mai detto? Tu non mi hai mai specificato che non sai parlare Swahili. Che cazzo vuol dire? Il punto è che finora ho incontrato solo un paio di umani che capiscono quello che dico. Magari c'è anche qualche uccello o gatto là fuori che riesce a capirmi. Ma se ci sono io non li ho mai incontrati. Che palle, Catriel. Sì. Dunque, Charlie, che ti piace ciarlare perché ti chiami Charlie. Hai visto il ladro della pellicola? Visto il ladro? Visto il ladro? Caspita! Chi è stato? Chi è stato? Sì, chi è stato? Tu sei stato! Ma io cosa sto leggendo? Ovviamente non so... Ma cosa si litiga con l'uccello, raga? Raga, questa litiga con l'uccello! Non sono stata io! Ah. Chi è lo scemo, allora? Chi è lo scemo? Cavolo, fa anche le battute, incredibile. Già, grosse risate. Ve l'avevo detto, Charlie è molto intelligente. Va bene, Charlie, se sei così intelligente, sono certo che saprai cosa ti farò se provi di nuovo a prendermi in giro. Chiamate la protezione uccelli! Chiamate la protezione uccelli. Sì. Charlie ha fame, popcorn. Ma sì, certamente. Che c'è, signorina? Ha trovato la soluzione? No, ho per adesso una cosa molto più importante. I popcorn! Date i popcorn a questa donna. Porca miseria. Sono sempre 6 intermezzi per finire l'enigma. Però... Non lo so, ragazzi. Moderatore, tempistiche... Ok, allora salviamo. Salviamo. Mo ragazzi, posso dire che è stata tragica oggi? Ma veramente tragica.
pochi enigmi, tanto parlare e parlare male, troppe allusioni e poca ciccia fino ad ora, Boh. Vabbè ragazzi, grazie per chi è passato, veramente. Oh, a me sta piacendo giocarci perché fa riderissimo comunque. Cioè, lasciata tutti i difetti del mondo, ma fa ridere. Non dovrebbe, però fa ridere. Allora, io vado a mangiare. Buon appetito a chi va a mangiare. E ci vediamo dopo cena verso le 8:30 con Marco. Non sappiamo ancora cosa porteremo, ma chissà. Qualcosa di interessante, chi lo sa. Seguiteci, mi raccomando. Ah, già, stavo dicendo, secondo obiettivo, 100 follower adesso, andiamo a 50-50, e al raggiungimento dei 100 Marco dovrà fare una live fitness. State? Io ci sto. Yeah! Gabriella è con me. Quindi, andiamo forti. Condividete, fateci conoscere ovunque che siamo scemi, ok? Ma ragazzi, buon appetito, ci vediamo dopo cena, ci teniamo compagnia fino ad andare a lettuccio. Lettuccio, che siamo anziani. Ciao.